La nascita del Comitato Sardo per la difesa della Costituzione, esattamente di che cosa si tratta? Si tratta di una iniziativa che l'Osservatorio per la Giustizia promuove e che vedrà la luce nel prossimo mese di dicembre e che vuole catturare l'attenzione e la partecipazione soprattutto di tutti coloro che comprendono che in questo momento i valori fondamentali della nostra Costituzione, cioè uguaglianza, libertà, giustizia, solidarietà, antifascismo, sono messi a serio rischio da ipotesi di riforma che sono assolutamente non condivisibili. Ciò non toglie che alcune riforme potrebbero essere utili, ma di segno esattamente opposto rispetto a quelle proposte dal governo di centrodestra. Stanno aumentando le pene per tanti casi minori e questo è in controsenso su quello che è stata anche, se vogliamo, la rivisitazione sulla giustizia riparativa, che è stato un passo avanti di civiltà importante, dove chiaramente cambiano completamente gli schemi rispetto a quelli della punizione e invece dell'aumento delle pene. È fuori discussione che la riforma Cartabia è perfettibile, ha dei momenti, anche dei passaggi che vanno in qualche modo risolti per garantire una efficienza e una, soprattutto una tempistica dei processi che sia compatibile col principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Voglio però ricordare, e spero che questa nostra voce col Comitato arrivi fino al Guardasigilli Nordio, che questo Paese aspetta una riforma della normativa sulla revisione delle sentenze di condanna, sulla riparazione degli errori giudiziari e sulla ingiusta sottoposizione al processo.